di unboxing, e si tratta di un unboxing molto molto particolare, perché dopo l'esperienza super positiva che ho avuto settimana scorsa su Amazon, ho deciso anche su vostro consiglio di provare ad ordinare di nuovo delle mystery box, e questa volta non mi sono fermata ad ordinarne una, ma ne ho ordinate addirittura due e le ho prese direttamente su eBay. Ne ho scelta una da 50 euro e una da 200 euro in modo tale da riuscire a capire quali sono le differenze, e sinceramente sono veramente molto preoccupata, perché i pacchi sono stati imballati in un modo alquanto insolito, nel senso che c'è l'indirizzo di spedizione del mittente e il mio indirizzo scritti su un fogliettino proprio, cioè su un foglietto da quaderno, proprio con le righe, quelle dove si scrive sopra, ritagliato così, appiccicato sopra, e non lo so. E l'altro pacco invece mi convince già di più, nel senso che mi sembra molto più pesante rispetto a quello che vi ho appena fatto vedere, e imballato meglio, perché almeno è stato messo in un pacco postale, anche se è arrivato un po' rotto, però insomma sembra anche più pesante. Poi cosa ci sia all'interno non lo so, ma lo scopriremo subito. Però prima partirei da quello che è messo nelle condizioni peggiori, secondo me. Aspettate, perché non so bene dove posizionare il pacco. Io intanto inizio a tagliarlo, anche se ho un po' paura, però va bene. Comunque non so bene dove posizionarlo, perché appunto ci sono scritti mittente, destinatario, ci sono tutti i dati sensibili di cui non frega nulla a nessuno, il mio indirizzo, l'indirizzo di chi ha spedito. Il pacco viene da Torino in questo caso, e sono molto curiosa. Era una vita che non compravo su eBay, sinceramente. Ultimamente l'ho un po' riscoperto, però alla fine non ho mai completato gli ordini, perché lo trovo un po' meno sicuro rispetto a Amazon. Poi magari sarà tipo la mystery box più bella della storia, ma visto com'è imballata ho dei serissimi dubbi. Allora, vediamo un attimo che sono riuscita ad aprirlo. C'è dentro un sacco di carta, quindi la cosa mi spaventa ancora di più. E poi c'è dentro Naruto. Mamma, è piena di riviste praticamente. No, addirittura sono album di figurine aperti. No, vi giuro, ci sono dentro degli album di figurine aperti. Non ci posso credere. E assolutamente non completati, e non ci sono nemmeno le figurine. Questi qui sono delle figurine Panini. Vorrei capire di che anno soprattutto. Cioè, non so di che anno siano, ma voglio capirlo. Questo è dell'NBA. No, vabbè, non ci sto credendo. Rispetto alla... questo era addirittura un omaggio, infatti è ancora incartato. No, non ci sto credendo. È pieno di figurine. Questo 2011-2012, sempre figurine Panini. Questo è dei calciatori. Abbiamo di nuovo Naruto. Sono tristissima, veramente. Mi hanno fregato praticamente 50 euro così alla veloce, direttamente in un colpo solo. E poi ancora cosa c'è qua dentro? Di nuovo figurine National Geographic Kids del Penny Market. Questo qui è del 2012 esattamente, quindi c'era dentro questo. E poi c'è Blue Dragon, altri album, cioè vi giuro non c'è nient'altro. No, non potete capire. Cioè, io sono senza parole. Questo 2004-2005 addirittura, recentissimo, con qualche figurina all'interno. No, va bene. Praticamente chiunque abbia fatto questo pacco ha messo dentro assolutamente cose a caso e non c'è nient'altro, vi giuro. Cioè, è completamente vuoto. No, vabbè, sono delusissima rispetto all'altra volta. Ma veramente molto molto delusa. Non ci posso credere, sto facendo fatica a trovare le parole. Non so come si possa fare una mystery box così. Cioè, l'altra volta per 70 euro, quindi 20 euro in più, avevamo trovato dentro delle cose bellissime. Questa volta, mamma mia, oh, speriamo nella seconda, ma io quelle da 50 euro di eBay non ve le consiglio. Devo anche andare a vedere se c'è ancora l'annuncio del venditore o se dopo avermi fregata l'ha tolto, non lo so, però... malissimo, veramente male male male. Oh, speriamo che almeno questo mi dia qualche soddisfazione, visto che almeno è imballato meglio. Non so se all'interno c'è anche un altro pacco. No, allora la mystery box
è già direttamente questa, ma vedendone il contenuto, secondo me è stato un pacco gigante anche questo, ma non nel senso gigante di grosso, ma proprio nel senso che mi hanno fregata alla grande. Allora, c'è dentro uno spazzolino da denti fatto in questo modo, cioè uno spazzolino da denti tutto rovinato della Roventa, che non so neanche quale edizione sia e non so neanche se all'interno ci sarà lo spazzolino da denti, però guardiamo subito, ecco, c'è lo spazzolino da denti con la testina e questo è quello che contiene. Io spero che si veda qualcosa perché ho il solito problema delle luci, però sì, c'è lo spazzolino che sinceramente non mi convince perché era tutto aperto. Poi ci sono dei chiodini che credo servissero per attaccare la base al muro, ma la base non la vedo, forse è questa qui, cioè non ne ho idea. Per di più c'è dentro il caricatore, ah è questa la base non la vedo, rendiamoci conto che sono talmente delusa questa volta che sto praticamente per piangere, no per piangere no, però un pochino. E questo è quello che c'è all'interno e le vitine, e qui c'è ancora uno spazzolino che perlomeno è chiuso, però mi sembra non tanto valido rispetto al mio chiuso di solito della Oral-B. Poi ancora c'è dentro questo, che non so cosa sia. Allora, è un libro. Vediamo almeno il titolo, perché non c'è nella copertina. Ah, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Eccolo qui, c'è dentro questo. Ah, potevo guardare magari qui, ma non c'è neanche più la copertina, quindi c'è direttamente questa cosa. Vabbè, il libro almeno è in italiano. Poi ancora vedo una roba che non capisco cosa sia. Questi forse sono dei manubri, tipo dei manubri, c'è scritto performance e non vi riesco neanche a far vedere lo stato in cui è questa cosa, cioè è veramente vecchissimo, ingiallito e sporco. Poi qui c'è un porta travel bag della PSP, che è una vita che non vedevo una cosa del genere perché la PSP non ce l'ho da tantissimo, va bene, tutto sporco e malandato. E poi cosa abbiamo ancora? No vabbè, questo qui è un lettore CD addirittura, vecchissimo, con niente, un Walkman. Ah, si apriva così, qui andavano i CD. Io ne ho mille di questi che mio papà ha conservato e che usavo quando ero piccola. Tra l'altro ci andavamo in giro con questa cosa, io non riesco ancora a capacitarmi del modo perché è una cosa che è più grande quasi di una delle borse che uso adesso. Adesso non saprei neanche dove mettermele. Comunque sì, un pacco gigante, proprio nel senso che mi sono preso una grossissima fregatura. E poi qui dentro c'è il flauto, addirittura un flauto della Buontempi in legno, abbastanza vecchio e ovviamente aperto. Direi che non stiamo a fare niente con il flauto. Poi ancora, ah ecco, ci sono dei subwoofer, tipo delle casse, erano queste che facevano pesare tantissimo il pacco, e ci sono appunto queste due casse così, e praticamente il pacco è finito e la mia faccia sta peggiorando di minuto in minuto, me ne rendo conto, però questa volta rispetto a quello che avevo preso su Amazon, veramente male 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 ragazzi, cioè praticamente riesco a prendere cose migliori io quando faccio shopping bendata, cioè, io sono delusissima. Poi oltretutto il prezzo non era neanche ridotto, anzi tipo l'ultima che abbiamo spacchettato erano 200 euro di mystery box, solo che io avendo preso l'altra sono andata tranquillissima, ho detto ma sì, cioè chissà che cosa conterrà, ero super gasata, invece veramente la delusione più assurda e più totale di sempre. Questo qui è un epic fail gigante, io non mi fiderò mai più a comprare mystery box su eBay, e meno male che comunque sono stata nel range di prezzo in cui volevo stare, perché c'erano anche da 1000 euro o da 2000 euro, meno male che non ho fatto la cavolata, non so, presa bene dal fatto che l'altra volta c'erano tipo, non lo so, 300 euro di prodotti con 70 euro di mystery box, magari potevo anche fare la cavolata di pensare di prendere quella da 500 o da 1000, e per fortuna, nel male, almeno non ho fatto quella cavolata, cioè, non so se vi rendete conto, ma io non ho mai visto uno scempio del genere, figurine del 2002, libri senza copertina, un vecchissimo spazzolino elettrico, cioè ma quanto sono sfigata, no ditemi quanto sono sfigata, veramente, questa volta sono stata sfortunatissima. Guardiamo il lato positivo, nel male comunque non ho preso quella troppo costosa e soprattutto almeno
posso dirvi che io non riacquisterò mai più su eBay a questo punto. Mystery Box su eBay per me è un grandissimo no, super bocciati, respinti, non so cos'altro aggiungere. Per fortuna, comunque, nel mentre io ormai queste le avevo ordinate, però nel frattempo mi avete mandato un sacco di link di siti dove voi avete già ordinato e con cui vi siete trovati bene, quindi sicuramente d'ora in poi utilizzerò solo quello che mi consigliate voi, anzi, se vi va, con un commento qui sotto lasciatemi anche altri consigli. Vero è che avrei potuto anche trovarci dentro dei mattoni o solo carta straccia, però insomma più o meno il livello è lo stesso. Nonostante il disagio di questa volta, fatemi sapere se volete vedere altri video del genere, così appunto ne approfitto e utilizzo i link sicuri, a quanto pare, che mi avete consigliato voi. Io, dopo questa grandissima delusione, vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!